Flash Kids nascono circa 5-6 anni fa, quando passeggiando per le strade di Arezzo nel centro storico vidi proprio uno di loro, che oggi è diventato il membro, diciamo l'insegnante della scuola Flash Dance, e da lì lui ha creato all'interno della scuola appunto piano piano tutto questo gruppo di ragazzi. Il maestro è Andrea Bertocci e i ragazzi sono appunto alcuni di questi che vediamo adesso, perché oggi non sono presenti tutti. Disciplina che insegno, che facciamo tutti insieme con i Flash Kids, è la break dance. Ovviamente la break dance è stato il punto di partenza per tutti i ragazzi, e all'interno del gruppo ci sono elementi che hanno studiato anche diverse discipline, tra cui anche la salsa, il ballo caraibico, il contemporaneo, il classico, l'hip hop. Quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di miscelare tutte queste cose, creare delle coreografie che sono appunto fusion. Salsa, dai balli caraibici, e quindi è stato emozionante il fatto di poter creare insieme, sotto la guida di Andrea ovviamente, delle coreografie fusion, come ha detto prima lui, ovvero dove appunto fondiamo diversi stili per cercare di brillare appunto il più possibile. In un certo senso dare un'impronta diversa da quello che si era visto finora in TV per quanto riguarda le crew di breakdance in Italia. E probabilmente è stato anche questo il faro che ha illuminato un po' il nostro percorso e che ci ha permesso di arrivare dalle selezioni a dicembre a Roma fino alla finalissima del 31 maggio, che poi abbiamo vinto. Per Ballando con le Stelle è stata un'esperienza unica, è stata un'esperienza penso indimenticabile, che non si descrive ora, si descrive a 60 anni forse, quando sarò un pochino più vecchio. Ci avete sempre creduto però nella vittoria? Ci abbiamo sempre creduto, sì, perché se no non saremmo arrivati al livello cui siamo ora. Ciao, ciao. 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 Ciao.